Città metropolitana di Milano ha ospitato un confronto a più voci dove tecnici, giuristi, operatori privati e istituzioni possano dialogare per avere una visione d'insieme sul tema delle bonifiche e della riqualificazione dei siti contaminati. L'obiettivo è l'individuazione dei responsabili dell'inquinamento e le modalità alternative per effettuare la bonifica, per evitare che l'onere economico ricada sulla pubblica amministrazione. Nella giornata di oggi abbiamo approfondito l'opportunità data dalla legge 41 del 2023, che consente di insediare impianti per produzione energia da fonti rinnovabili nelle aree di ex discarica e di ex cava. In città metropolitana abbiamo già due esempi di grandi impianti che si localizzano in un ex cava. E anche in altre parti di Regione Lombardia abbiamo progetti del genere. Un territorio in cui si bonifica, sono stati fatti negli ultimi anni più di 1300 certificazioni, rilasciate più di 1300 certificazioni, ma bisogna fare di più, cioè bisogna concentrarsi sulla risoluzione delle problematiche che ancora ci sono per arrivare ad una soluzione definitiva e all'effettivo recupero del territorio. Inteso che la città metropolitana rappresenta una best practice da diffondere anche presso le altre province e città metropolitane per quanto concerne la tematica relativa all'individuazione responsabile della contaminazione. Diciamo che la cosa più interessante secondo me di venire in città metropolitana è che non sono solo avvocati e anzi i temi si espandono sempre su questioni anche un po' più aperti rispetto a solo la visione giuridica che magari di solito i nostri colleghi hanno. Quindi questo rapporto ormai consolidato tra l'Ordine degli Avvocati e Città Metropolitana è sicuramente di buon auspicio per proseguire questo percorso.